Si è conclusa con grande successo la Fano dei Cesari edizione 2023, la manifestazione organizzata dal Comune di Fano con il concorso della Regione Marche, a cui apporto il suo saluto anche il presidente Francesco Acquaroli. La Regione è orgogliosa di sostenere manifestazioni come la Fano dei Cesari. Questa è veramente una fase molto più suggestiva e coinvolgente, dove la cittadinanza ti travolge col suo entusiasmo e ti sembra veramente di vivere qualcosa di veramente molto speciale. Ieri, nel grande anello del Pincio, trasformato in un circo per la corsa delle bighe, si sono svolte le manifestazioni finali con grande concorso di popolo, sia sulle tribune e negli spazi riservati a pubblico che nell'arena, dove hanno sfilato circa 2.000 persone. E l'evento finale non è stato al di sotto delle attese. La rappresentazione del trionfo, quest'anno una delle più importanti cerimonie, con la quale il Senato romano rendeva onore al generale vittorioso, ha riempito l'arena del Pincio di figuranti, indossanti elmo e corazze, provenienti da tutta Italia. Hanno sfilato i miles della colonia Iulia Fanestris, hanno sfilato anche i combattenti greci di Simmachia Helenon, altro gruppo storico. Di seguito, tra il luccichio degli elmi e delle corazze, hanno sfilato al cadenzare dei tamburi, sceneggiando manovre e mostrando le loro armi, i figli del sole di Reggio Emilia, la prima Legio Minervia di Roma, la tredicesima Gemina di Rimini, la terza Corte Pretoria di Milano, la nona Legio Ispanica di Cupra Marittima, i Teuta Senones Pisaurensis di Pesaro, la Escranna di Modena, il Ludus Emilio di Cesena. Infine è apparso lui, il generale trionfatore, Cesare Ottaviano Augusto, interpretato dal sindaco Massimo Seri, cui è stato dedicato il trionfo. Momenti di leggerezza e di colore sono stati poi interpretati dai danzatori e danzatrici della New Latin Academy. Infine, la Fano dei Cesari ha rievocato nel magnifico anello del Pincio la corsa delle bighe, il momento più atteso, quello più spettacolare, in cui il delfino a tagliare per primo la linea del traguardo posta davanti alla tribuna imperiale. E allora il pubblico impazzisce, si esalta e tra i cori rende onore al vincitore. Eccoli, ultimo giro, attenzione! E taglia il traguardo, il vincitore vince la Fano dei Cesari, Faustus per il Delfino! Emozione grandissima, quest'anno finalmente abbiamo vinto e un grazie va a tutti coloro che mi hanno sostenuto, perché il lavoro che c'è da fare dietro è enorme. Abbiamo iniziato tantissimo tempo fa e c'è una forte passione dietro. La Fano dei Cesari è una manifestazione che piace tantissimo e appena mandi il messaggino c'è la Fano dei Cesari, tutti sono emozionati, tutti vogliono partecipare e quindi è veramente, veramente molto bello.